L'acconto dei danni all'indomani delle alluvioni in regione, oggi nuovi sopralluoghi, specie nel Metapontino, interessato da allagamenti e smottamenti. Danni ingenti anche nel Potentino, viabilità in tilt, circolazione ferroviaria sospesa e viadotti che collassano. E ben trovati sulla Nuova TG, nuovo anche l'appuntamento con l'informazione regionale. In apertura del nostro giornale l'ampia pagina dedicata alla situazione del maltempo in Basilicata. Le copiose piogge di ieri, hanno provocato numerosi disagi nel Potentino e ancor più nel Materano, dove si sono registrati diversi allagamenti, smottamenti e il crollo di un ponte a Calciano. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e stamani il punto della situazione negli incontri organizzati alla Regione a Potenza e dalla Questura a Matera. Il prefetto della Questura di Matera ha chiesto l'intervento dell'esercito per fronteggiare l'emergenza. Guardiamo insieme il servizio. Le piogge incessanti hanno sbriciolato mezza Basilicata, una vera e propria emergenza maltempo si è abbattuta infatti per tutta la giornata di ieri nella regione, in particolare in provincia di Matera, dove si sono registrati ingenti danni. Ben 4 i fiumi esondati nel Materano, il Bradano, il Basento, l'Agri, il Sinni, il Cavone, il torrente Bilioso. Sin dalle prime ore della mattinata di ieri si è appreso che il 90% delle strade provinciali e statali erano chiuse o impraticabili. Numerosi gli interventi effettuati dai pompieri nelle due province. Su quasi tutto il territorio regionale si sono registrati allagamenti e smottamenti di terreno che, in particolare sulle strade secondarie, hanno reso difficile la circolazione. L'amministrazione provinciale di Matera ha chiuso al traffico ieri mattina le strade Craco-Pozzitello di Pisticci e Nova Siri, paese Madonna della Sulla, ma per tutta la giornata i tecnici hanno dovuto affrontare diverse situazioni a rischio. Situazione critica anche sulla superstrada basentana nei pressi dello svincolo per Pisticci e nelle strade di collegamento Ferrandina e Salandra e sulla Ferrandina Matera. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per aiutare automobilisti in difficoltà o per monitorare frane in movimento. Una di queste ha interessato Matera, Rione, Serra Rifusa, dove la rottura di una condotta ha aggravato una precedente situazione. Rallentamenti sulle strade statali 655 Bradanica nei pressi della zona industriale di San Nicola di Melfi, dove ha sede la Fiat, 598 di Fondovalle d'Agri e 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture. Sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Salandra e Ferrandina sulla Metaponto Potenza a causa dell'allagamento della sede ferroviaria. È stato attivato un servizio con autobus sostitutivi. Sempre a causa delle forti piogge, l'ANAS ha chiuso in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 96, compreso tra il chilometro 55.800 e il chilometro 66.600, tra i comuni di Irsina e Gravina di Puglia. La chiusura si è resa necessaria per gli smottamenti che hanno riversato sulla strada ingenti quantità di acqua e fango. Anche in provincia di Potenza, dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, sono state segnalate numerose situazioni di difficoltà. Franato anche un tratto della provinciale tra Potenza ed Acerenza all'altezza di Cancellara. Vietato il transito delle auto. Chiusa per frana in entrambe le direzioni la strada statale 92 dell'Appennino meridionale nel comune di Laurenzana in provincia di Potenza. Il personale dell'ANAS presidia la zona per le indicazioni dei percorsi alternativi. Il traffico viene deviato in direzione Corleto fino all'innesso con la statale 598 Fondovalle d'Agri e successivamente sulla variante della statale 95 e sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza.